Buonasera, apro questo video con una frase di Friedrich Nietzsche, il filosofo tedesco. Per avere il massimo godimento della vita, occorre vivere pericolosamente. Lui parlava proprio di gefährlich Leben, cioè una vita pericolosa. Perché? Ora, io non voglio giudicare le persone che amano la comfort zone, va benissimo, ma come nostra struttura, come nostra, diciamo così, nel nostro DNA abbiamo la, diciamo così, scritto il vivere pericolosamente, quindi mettere in moto le nostre energie, la nostra creatività per conquistare il dominio dell'ambiente, non inteso come un dominio negativo, ma come controllo e come godere appunto dell'ambiente stesso. Perché quando è che ci sentiamo vivi? Quando diamo il massimo, quando cancelliamo quella paura che abbiamo di intraprendere nuovi percorsi, nuove vite, nuove possibilità. Vivere pericolosamente, mi vengono in mente un po' i piloti di Formula 1, loro vivono pericolosamente, ma se pensassero a quello che rischiano, probabilmente non farebbero quel tipo di mestiere, ma quello che li rende vivi veramente è lottare per la vittoria, che non è ego, è esprimersi al massimo. Poi i conti si fanno alla fine, la vita non è una classifica, ma è darci la possibilità di esprimere tutto il nostro talento, a prescindere da tutte le cose, tutte le incombenze quotidiane che abbiamo. Quindi pagare le bollette, pagare le tasse e tutto il resto. Per cui vivere pericolosamente per me rappresenta, e spero anche per voi che state guardando questo video, rappresenta il massimo dell'espressione personale, senza paura, dando veramente tutto quello che abbiamo dentro, esprimendo tutto il talento con cui siamo nati. Questa è una cosa veramente importante. Quindi i libri vanno bene, ma anche vivere nella realtà, fare esperienze, in modo che un giorno potremo dire, lasciando il nostro corpo fisico, veramente abbiamo vissuto perché abbiamo dato tutto. Vi invito sempre a iscrivervi sui miei canali social e a consultarmi eventualmente per consulenze online. Un abbraccio e a presto.